Primi di maggio del 1945, un grottesco gruppo di persone stava sul ponte della Chiatta in fiamme, rabbrividendo per il freddo. 8 uomini dell'equipaggio tedesco, alcuni dei quali feriti, 4 criminali polacchi e ucraini e circa 30 donne ebree, spaventosamente magre e sfinite. La nave da guerra inglese si avvicinava cautamente, puntando i suoi cannoni su di noi, aspettandosi forse dai tedeschi qualche trucchetto, nonostante le bandiere bianche che indicavano la resa. Infine la nave inglese si accostò, sovrastandoci. Dall'altoparlante, in un tedesco approssimativo, ci ordinarono di alzare le mani. Era tutt'altro che facile. La distanza tra le due imbarcazioni era considerevole, ma sapere che i tedeschi avevano infine perduto la guerra ci diede l'energia di farlo. I marinai inglesi ci aiutarono con buona volontà, ma non c'erano sorrisi sulle loro facce. Forse è difficile sorridere a gente che aveva il nostro aspetto. Non separarono gli ebrei tedeschi sulla nave. D'un tratto eravamo raggruppati con i nostri nemici in attesa che ci dessero del tè caldo con zucchero e latte. Deboli e spossati come eravamo, cominciammo a litigare per essere servite per prime. Avevamo perso ogni dignità e non sapevamo più comportarci come civili esseri umani.